Buonasera a tutti, buon sabato, una breve diretta prima che faccia buio. Sono sempre qui a passeggio con i miei cani da sabato pomeriggio. Mi sembro il Ciapo, no? Nel film, quando in assenza dei mercati non sa quello che fare. Ecco, oggi è una giornata così, non si sa quello che fare. Dopo essere stati con la famiglia si sta con i cani, ma vabbè. Aspetto con ansia l'inizio delle contrattazioni. Detto questo, ragazzi, oggi parliamo di premi a rischio. Premi a rischio. I premi a rischio che sono fondamentali. Saper individuare, capire quali sono i premi a rischio, o quantomeno sapere quanto ci riconosce il mercato per investire in asset rischiosi, piuttosto che tenerli sul conto, piuttosto che prendersi un conto deposito, piuttosto che prendersi raccolta ordinaria della banca, raccolta diretta della banca, ecco, sapere capire, saper quantificare i premi a rischio ci aiuta a prendere delle decisioni di investimento e magari lasciar stare quegli asset rischiosi che non sono convenienti. Sì, perché premio a rischio che cosa vuol dire? È il premio che di fatto viene riconosciuto a noi investitori per sottoscrivere un asset rischioso, piuttosto che tenere i soldi sul conto corrente oppure prendersi il cosiddetto tasso privo di rischio. Che cos'è il free risk? Il free risk in questo caso è quell'asset, solitamente un AAA, in euro o in dollari, dell'area geografica di riferimento, in questo caso il T-Note piuttosto che il Bund, che rende zero, verissimo, depurato degli effetti inflattivi, o rende pochissimo, ma quantomeno è un porto sicuro durante i periodi di mare in tempesta come quelli che stanno avvenendo, ad elevata volatilità come quello che stanno avvenendo sui mercati finanziari. Quindi la domanda è: quanto ci riconoscono per investire sull'asse X? Ci riconoscono abbastanza o poco? Se ci riconoscono abbastanza, sottoscriviamo l'investimento, altrimenti lasciamo perdere e rimandiamo a periodi in cui il premio a rischio è un pochino più allettante per investire i nostri soldi. Allora, facciamo una breve disamina di quali sono i premi a rischio. Per l'interpretazione rimanderemo a un altro video. I premi a rischio sono solitamente 5 o 6. Partiamo dal primo, il premio a rischio di liquidità, quello che molti chiamano la pendenza della curva dei tassi. È il differenziale, parliamo sempre degli Stati Uniti d'America perché è il mercato un pochino più efficiente su cui vale il discorso di calcolare i premi a rischio, ma per estensione il calcolo dei premi a rischio negli Stati Uniti d'America possiamo portarlo nell'area euro, cioè possiamo fare delle deduzioni circa i nostri progetti di investimento anche nell'area euro, perché sappiamo bene che gli Stati Uniti guidano. Appunto, il primo premio a rischio è il premio a rischio liquidità, ovvero la differenza tra il decennale e il biennale, 10-2, e in questo caso è di circa 17 basis point, più o meno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando la media storica di questo tipo di premio a rischio è circa un punto percentuale, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il premio a rischio si assottiglia, teoricamente dovremo comprare a breve, gli investitori sono più incentivati a comprare titoli di Stato a breve piuttosto che prendere il titolo di Stato con duration più elevate, che è molto semplice: a parità di rendimento prendo quello che scade prima. Viceversa, quando la curva si ripidisce e i tassi salgono, soprattutto sulla parte a lunga, l'incentivo è quello di allungare duration. Secondo premio a rischio, il premio a rischio è inflazione, cioè il decennale meno il core inflation rate del paese, cioè l'inflazione depurata di sale e tabacchi del paese di riferimento. In questo caso parliamo degli Stati Uniti, quindi abbiamo il 2,668 del decennale meno l'inflation rate il 2,1. Ora, molti parlano di aspettativa di inflazione, quindi dovremmo prendere il forward inflation swap a 5 anni piuttosto che prendersi il core inflation rate. In questo caso il decennale meno il FIS, che è circa l'1,37, è circa 80 basis point. Cosa ci dice, ragazzi, questa cosa qui? Ci dice se sovrappesare o sottopesare titoli a tasso fisso piuttosto che prendersi titoli a tassi variabili o inflation linked, quindi legati all'inflazione. Bisogna farci veloce perché qui fra poco nevica, viene giù un'acqua come le funi o nevica. Ok, ragazzi, terzo tipo di premio a rischio, il premio a rischio periferia, quello che molti comunemente chiamano spread, ovvero la differenza tra il decennale italiano e il decennale tedesco, in questo caso si attesta a 270 basis point. Questo che cosa ci dice? Che
Più il premio a rischio è elevato, più il rischio percepito sul sistema Paese Italia è maggiore, più c'è la possibilità, a meno che non si pensi che l'Italia fallisca, di comprare titoli periferici. L'abbiamo visto più volte durante il corso dello scorso anno. Terzo tipo di premio a rischio è il premio a rischio default. Che cos'è il premio a rischio default? Il premio a rischio default non è il 10 meno 10, ma è il 2 meno 2, in questo caso il biennale italiano meno il biennale benchmark dell'area euro, quindi il biennale tedesco, quindi 0,53 del BTP a 2 anni meno meno 0,61 dello Schatz, e siamo a 114 circa basis point. Questo che cosa ti dice? Quando il biennale, il 2 meno 2, si dilata così forte, o veramente si leva i soldi dal paese in cui vogliamo investire come l'Italia, oppure sono delle opportunità di acquisto. Terzi, quarti, scusatemi, premi a rischio, quarti premi a rischio sono invece quelli che riguardano il debito corporate e il debito EMBI. Da un lato il debito EMBI, l'EMBI Plus, cioè l'Emerging Market Bond Index, che raccoglie il debito di tutti i governativi paesi emergenti, meno il T-Not, che si attesta circa 400 basis point contro una media storica di 3,50. Poi vi ripeto, faremo un video dedicato sui premi a rischio. Il premio a rischio corporate senior, quindi per quanto riguarda l'obbligazione senior, che prende a riferimento il Merrill Lynch Bank of America corporate senior, che in questo momento rende l'1,25 meno l'IRS a 5 a 4 anni. Attualmente il premio è a 118 basis point con una media storica tra 120 e 150, e poi abbiamo anche l'alto rendimento che è sempre un paniere di obbligazionari governativi alto rendimento con scadenza media duration superiore a 5 anni, sempre Merrill Lynch, che è circa in questo momento 4,95, 4,95 meno l'IRS a 5 anni 0,19, abbiamo un premio a rischio sull'alto rendimento di 4,76 contro una media storica 4,50, 500. E per ultimo abbiamo il premio a rischio azionario, ovvero il reciproco del prezzo utile su un'area geografica meno il titolo privo di rischio. In questo caso, se parliamo dell'America, 1 fratto 18,40, che è il prezzo utile della borsa americana, che fa circa i 5,40, meno i 2,66 decennale, ovvero 277 basis point, contro una media storica che è sopra ai 3,50-400 basis point. Oh, oggi concludo qui la diretta e abbiamo spiegato cosa sono i premi a rischio. Riguardatevi questo video, ve lo ripeto. I premi a rischio ci dicono quanto è conveniente investire su un'attività rischiosa, cioè quanto ci viene riconosciuto in più rispetto a un'attività priva di rischio, naturalmente priva di rischio, va bene, per investire in un asset rischioso. Nel prossimo video parleremo di quando questi premi sono talmente dilatati da poter iniziare a comprare qualcosa, ad accumulare qualcosa sull'asset rischioso. Ad esempio, faccio un brevissimo esempio. Pochi giorni fa, a ottobre, il premio a rischio sull'equity, cioè sull'azionario americano, era circa 118 basis point, cioè a un cristiano dell'Oklahoma gli davano soltanto 118 punti base, un punto e 20 in più rispetto ad acquistare un T-note decennale, che allora dava intorno a un 3,20-3,21. Ora capitemi bene che coloro che sono investitori azionari, piuttosto che prendersi rischio, preferiscono prendersi un titolo di Stato dell'America sicuro a 10 anni e prendere il 3,20 in regime di tasso composto, o di tasso di rendimento effettivo a scadenza. Quindi nel prossimo video parleremo dei premi a rischio e di come utilizzarli e di quando, di come calcolarli, dove trovare questi dati e soprattutto di come utilizzarli per fare fruttare o quantomeno far crescere il nostro patrimonio e ottenere rendimenti sicuramente più soddisfacenti di quelli che vi propone la vostra banca. Un caro saluto a tutti, a presto.